buona testa. Come vedete, si è ripresa questa bella tradizione che da 50 anni non si faceva. Ora San Rocco, San Francesco d'Assisi, San Giuseppe, San Nicola, San Pasquale Bailon, Sant'Antonio e San Francesco di Paola accoglieranno in mezzo a noi il nostro santo patrono, Innocenzo. Dopodiché noi proseguiremo per la processione, per le vie della nostra comunità, e le immagini di questi santi aspetteranno vicino alla statua di San Francesco di Assisi per fare poi l'accoglienza e poi lo accompagneranno qui alla Chiesa Matrice. Solamente alcune indicazioni che spero che le accoglierete veramente con il cuore. Voi sapete bene che la processione non è un giro turistico nel paese, ma è un atto di fede. Quindi, per quanto è possibile, siamo in tanti, siamo moltissimi, però per quanto è possibile pregare col cuore, senza parlare. Io sia con voi. Il Signore Gesù ci accompagni lungo le vie della nostra comunità insieme al nostro santo patrono Innocenzo e ci faccia gustare la dolcezza di una dolce e santa preghiera per Cristo nostro Signore. E ora, festanti, mentre suoneranno le campane e la banda, accogliamo con gioia, dopo 2 anni di silenzio e di pandemia, accogliamo in mezzo a noi il nostro santo patrono, Sant'Innocenzo.
Aspettate un attimo. Avanti. Grazie.